Come va ragazzi? Sono Dani e benvenuti in questo nuovo episodio di MotoGP 14 Eventi Reali Episodio 3. Oggi dobbiamo affrontare una sfida contro le due Honda di Marquez e Pedrosa a bordo della Yamaha di Jorge Lorenzo. Dobbiamo riuscire a battere Marquez entro un giro. Dunque dobbiamo stare davanti a Marquez, non so se lo dobbiamo sorpassare oppure no, ma lo dobbiamo battere. Erez della frontera, che non è una sfida molto difficile, sembrerebbe. Ci sono due curve, massimo tre, che faccio proprio male. Il terzo settore è molto delicato a mio parere, perché bisogna stare proprio a tagliare bene la curva. Ci sono dei cordoli davvero insidiosi, soprattutto in uscita la moto ti tira molto verso il sintetico. Dunque speriamo che sia facile come sfida. Non so se piove, ma non mi sembra di aver letto pioggia. Togliamo subito la traiettoria. Completo. Aiuti di guida. Nessuno. Vai Jorge, vai. Allora, Marquez ce l'abbiamo dietro. Davanti abbiamo Daniel. Proviamo a prendere Daniel, dai. Che derapato ho fatto lì in uscita. Mamma mia, rischiamo davvero tanto. Stiamo aprendo in punti dove non possiamo, diciamo, proprio aprire. Mamma mia, pur di uscire veloce in questa curva che loro fanno davvero bene, rischia di un casino. Attenzione, forse questo errore qua ci relega nella seconda posizione, forse no, neanche la seconda. Madonna, madonna. Orghe c'è. Sfida completata, ragazzi. Quanto è durata? 3 minuti. Ora sì che abbiamo tempo per fare anche un'altra sfida. Incredibile, amici, incredibile. Mamma mia. Evento completato. Sfida davvero molto facile, comunque non è stata, diciamo, complicata. Sembrerebbe stata non complicata, diciamo, come sfida. Dunque abbiamo registrato quasi 4 minuti, diciamo che possiamo tranquillamente continuare un'altra sfida. Voglio solo vedere tipo dov'è, un po' qua, in questa parte qua, l'errore Marquez, dov'è? No, torna indietro. Vediamo, Marquez ci arriva a dare una gomitata, attenzione. Bellissime ragazze, guardate che belle le foto. Stupenda, bellissima foto questa. Poi ragazzi, dai, andiamo continuando subito con un'altra sfida, vediamo se ce la facciamo. Ok ragazzi, abbiamo tagliato la parte, abbiamo ripreso subito qui dalla parte della sfida di Dovizioso. Dobbiamo battere Caracraccio in condizione di merda proprio, perché la Ducati non è facile da guidare. E per di più sulle Mans col bagnato.
Non sarà una sfida sicuramente facile, infatti guardate qua già quanto vado largo, qui non ho più gomma. Madonna, ma anche Marquez ci ha infilato, ma attenzione, premiamo un sorpasso doppio, doppio sorpasso, doppio sorpasso, doppio sorpasso. Cracciolo in staccata fa il suicida, non è possibile. Cioè, scusate se ho tagliato un po', ma me la dovevo riprendere la posizione lì su Cracciolo, è stato scorrettissimo, è stato. Dai, usciamo sempre più veloci, anche in moto 3 usciamo più veloci, perché qua la prima curva molla all'interno del cordolo perché... Madonna, è difficilissima. Perché le moto rosse sono sempre difficili da guidare? Come nella sfida precedente di Biaggi, questa qua è difficilissima anche. No, non mi prude la fronte, incredibile, adesso mi deve prudere. No, 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 ma non ci credo, sono stato cilindrato mentre mi... Dai. Non ci credo, porca miseria, non ci credo, ma porca vacca. Se ci riuscivo al primo colpo era incredibile, dai. Non ci credo, porca Eva. Porca vacca, dai, che sfiga. Posso TC meglio delle palle. Dai, 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 stiamo già andando meglio rispetto a prima. Grande, Dovi, grande. Abbiamo Yoma nel mirino, abbiamo lasciato più o meno indietro i nostri inseguitori. Che Oyama mi fa cadere, Oyama mi fa cadere. Mamma mia, mi ha sfiorato la ruota posteriore. Stefan Bradley intanto fa il giro record, se non ho detto male. Questa curva la sbagliamo sicuro, invece stiamo dentro di un pelo di culo. Marquez, è già qua Marquez. Noi abbiamo una grande staccata al fondo di questa curva. Oh mamma. Cracciolo è lontano, dunque la sfida dovremmo riuscire a completarla, però almeno è questione
di principio arrivare davanti a Marquez. Dai, 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 Dovi, Dovi, vai, Dovi. Non aver paura di aprire. Madonna, Marquez. Dai, 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 ci proviamo a prendergli la scia e prenderlo in staccata. Mamma mia. Ci siamo infilati, incredibile, incredibile, amici, incredibile. Dai, dai, dai. Dovi, ultime curve, bellissimo, dai, apri, spalanca, spalanca. E Dovi c'è con l'impennata pure, con l'impennata, ragazzi, con l'impennata. Molto bene così. Vai. Dovizioso c'è, Dovizioso c'è. Grande Dovi, grande. Mamma mia, mi riguarderei il replay tutto solo perché è stato davvero spettacolare, ragazzi, spettacolare. Mamma mia, davvero spettacolare. Voglio rivedere il sorpasso su Marquez all'ultimo giro. Incredibile, amici, incredibile. Davvero, davvero. Ci sono rimasto proprio bene di quanto l'ho sorpassato. Sapevo che avevamo la potenzialità di passarlo. Ci abbiamo creduto e l'abbiamo passato, ragazzi. Questo significa crederci fino alla fine. Ogni volta crederci fino alla fine. Quando ne vediamo la possibilità dobbiamo sempre crederci. Bellissime inquadrature comunque. Mamma mia, spettacolo, eccola qua, adesso sta arrivando. La gamba fuori del Dovi, la gamba fuori. Pulio da Senci Marquez dietro, le nostre spalle, oppure l'avevamo già. Come è messo Marquez? Scusate, voglio dire Marquez. Voglio vedere la parte dell'incrocio proprio. Voglio. Cazzarola. Sembrerebbe che siamo passati proprio di gran lunga rispetto a lui. Boh, dai, va bene così, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, abbiamo fatto un doppio episodio oggi, dunque spolliciate e ammazzate il tasto dei mi piace. Spero che il video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata con Sfida ai Campioni. Per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima e ciao!